Amici di Radio Coop, un caloroso saluto, sono un po' influenzato, ma vabbè. Diamo subito la parola al nostro Tony Face Baciocchi. Ciao Tony. Ciao, vi parlo di un album di 50 anni fa, esattamente nel novembre del 68 usciva l'album bianco dei Beatles. Un album già dalla copertina diversissimo da quelli precedenti, ad esempio la fantasmagoria che trovavamo nella copertina di Sgt. Pepper del 67. I Beatles nel 68 fecero una cosa completamente diversa, album completamente bianco, 4 foto e basta, e 30 brani, bellissimi. Molto particolare. Molto particolare, anche perché è stato il primo album in cui i Beatles praticamente si separano, ognuno lavorava ai propri brani senza consultare gli altri, ne saltò fuori comunque un capolavoro. È un album che viene ristampato in questi giorni con i 30 brani originali remixati dal figlio di George Martin, il produttore di allora, che rimette mano ai nastri dei tempi e ne ritira fuori un nuovo lavoro con una chiarezza di strumenti veramente interessantissimo, soprattutto per i fan. E poi aggiunge 77 brani. Non pochissimi, diciamo. Non pochissimi, sono 77 brani, sono i demo tape, sono le prime versioni, versioni diverse, insomma un album interessantissimo. Di questo album si parla anche, ad esempio, su questo libro che è di David Quanti, che è un grandissimo scrittore di musica, Revolution, in cui proprio va ad analizzare brano per brano, un libro veramente consigliato, tanto quanto questo i Beatles in India, dove loro composero molti dei brani di questo White Album. Ne parla anche Paul McCartney in questi suoi due libri, eccoli qua, in cui racconta molti aneddoti, e lo stesso George Harrison nella sua autobiografia I'm in Mine racconta della gestazione di questo lavoro, in cui lui ha avuto finalmente un largo spazio con incidendo ben 4 brani. Grazie Tony per raccontarci sempre queste chicche che non tutti sanno, e ora per un Tony che se ne va, un Carlo Maffini che arriva. Ciao Carlo! Ciao Paolo! Allora, di che cosa ci parli oggi? Oggi farò molto alla svelta perché ho un untore qui pericolosissimo. Sì, sono raffreddato. Vi parlerò di... no, dei Beatles, no, ma forse non è neanche nell'enciclopedia del rock, però è un gran bel personaggio, si chiama Jaco Turner, non è figlio d'arte, quindi Ike e Tina Turner non c'entrano. In realtà è uno spagnolo multistrumentista e cantante che ha fatto questo disco, che è una compilation dei suoi primi 15 anni, che raccoglie un po' tutta la sua musica, che spazia dal soul al funk, come piace a me, al latin, all'afro, quindi insomma c'è un po' di tutto in questo disco, anche il slang, parole inventate. Insomma, questo è un personaggio veramente bizzarro, ma molto bravo. Ve lo consiglio, si intitola The Sensational Sound of Jaco Turner. Eccolo qua. Grazie davvero per essere stati con noi come sempre. Vi ricordo i nostri social, il sito internet che è www.radiocoop.it. Esatto, e noi ci vediamo come sempre settimana prossima, spero guarito. Ciao a tutti, buona settimana. Ciao.